continua il mal di trasferte del Cosenza, Cosenza che perde anche a Lecce al Via del Mare 3-1, sconfitta già ampiamente preannunciata dallo stesso Zaffaroni in conferenza, nonostante comunque l'importante è giocarsi fino alla fine, però diciamo che anche Zaffaroni un po' nella conferenza pre-partita ha preannunciato questa sconfitta, che ci sta perché considerando i valori tecnici delle due squadre era prevedibile il poter perdere questa partita. Non mi soffermo sull'aspetto tattico, tecnico, perché non ho visto la partita, ma rimanendo sul risultato, a conti fatti, questa è l'ennesima sconfitta in trasferta. Abbiamo fatto un solo punto a Perugia, ma siamo andati a Brescia, ad Ascoli, a Benevento, a Lecce, tutte partite che il Cosenza ci sta che perda, cioè non possiamo pretendere che il Cosenza vada a vincere a Lecce, vada a vincere a Benevento o vada a vincere a Brescia, cioè cosa aspettiamo? Che il Cosenza vada a vincere in queste partite? Poi il discorso legato all'atteggiamento che leggo molto, molto in giro non lo so perché ripeto la partita non l'ho vista, però non è che ci si possa pretendere di andare a vincere in questi campi. Poi certo ad Alessandria si poteva e doveva fare qualcosa in più, però onestamente più di questo credo che la squadra possa fare poco. Detto questo, per quanto riguarda quella che è quello che comunque sono i gol, eccetera, passa in vantaggio il Lecce con il gol di Strefesa al 30° su assist di Coda. Chiude la partita poi a conti fatti perché subire poi il gol a fine primo tempo è sempre devastante. Coda con su assist di Calabresi, poi nel secondo tempo parte forte il Lecce, subito dopo un minuto segna con il gol di Bjorkengren e quindi 3-0, partita chiusa, la riapre, fa il gol della bandiera a caso su assist di Gori verso il 70°, Cosenza che non riesce poi a recuperare ulteriormente. E una sconfitta che a detta delle statistiche è ampiamente meritata. Tiri 18 a 6, 18 a 5, scusate, tiri in porta 8 a 1 e possesso palla 58 a 48, quindi un dominio da quello che si può capire dalle statistiche, per quanto le statistiche possono essere accurate, cioè no, cioè nulla praticamente. Però un tiro in porta da parte del Cosenza, che bene che in quel tiro abbia fatto gol, nel senso che almeno è stato preciso sotto porta, però una sconfitta comunque così abbastanza pesante. Adesso una classifica che vede il Cosenza lì in zona salvezza, 14 punti, ma la classifica è cortissima perché siamo a meno 3 dalla zona playoff, ma un solo punto di vantaggio sulla Ternana che è in zona playout, quindi è una classifica molto corta, stiamo facendo bene assolutamente in questo inizio di stagione, però attenzione perché non è che siamo salvi, manca ancora una valanga di punti per poter definirci salvi oppure poter definirci tranquilli. Adesso la prossima ospiteremo la Regina, una partita bellissima, tanto quanto complicata, contro un avversario che viene da una sconfitta, quindi bisognerà capire come riuscirà a reagire alla sconfitta contro la Cittadella. Cosenza che in casa fino a questo momento, ovviamente facendo le corna, non ha mai perso e sicuramente vorrà assolutamente continuare così, cercare di ottenere 3 punti anche e soprattutto perché è il derby per allontanare sempre di più la zona playout e racimolare punti ulteriormente importanti in ottica salvezza. Quindi questo è un po' il discorso. A questo punto mi fermo, ci vediamo ancora un prossimo video. Ciao ragazzi!